Palmi ha ospitato recentemente un'importante iniziativa organizzata dal Rotary Club di Palmi, Polistena, Gioia Tauro e Nicotera Medma. L'incontro dedicato alla riflessione sulla trasformazione dell'andrangheta e le strategie che contrastano a questo fenomeno criminale ha visto come protagonista il noto scrittore e giornalista Arcangelo Badolati, che ha presentato il libro Figli Traditori. L'evento ha attirato un'anticipazione dimostrando l'interesse nell'avvocatura e altri professionisti nei confronti del tema di grande attualità e rilevanza sociale. Badolato, attraverso il suo lavoro, affronta il delicato tema di cambiamento all'interno dell'organizzazione mafiosa, analizzando non solo le dinamiche interne, ma anche il fenomeno di tradimento e di associazioni che si manifestano nel suo interno. L'epilogo di questa bellissima serata, che ha visto protagonisti il Rotary Club di Gioia Tauro, di Nicotera Medma, di Palmi e di Polistena, in un contesto socioculturale di livello importante, perché questa sera uno dei maggiori relatori, anzi il protagonista della serata, è stato proprio Arcangelo Badolati, dove abbiamo trattato un tema scottante, qual è appunto quello dell'andrangheta. Che benvengono di queste iniziative, perché solo attraverso il confronto e la sintesi di queste tematiche si può capire come si può debellare il fenomeno andranghetistico nel nostro territorio. Una serata abbastanza interessante per quanto riguarda questo male che noi abbiamo in questo momento, nella speranza che per un futuro migliore. Arcangelo è stato abbastanza chiaro per i ruoli che ci sono in queste situazioni. Penso che, diciamo, organizzazioni di questo tipo, per cercare di parlare seriamente di quella che è la storia dell'andrangheta e nello stesso tempo cercare di guardare al futuro per intravedere quella che potrebbe essere da una parte lo sviluppo di questa crescita che esiste della criminalità organizzata, ma dico principalmente per cercare di comprendere quali possono essere i sistemi, le strategie e i rimedi per cercare in qualche modo di poter contrastarla in modo adeguato e in modo puntiglioso. Il libro Figli Traditori racconta un cambiamento epocale nell'andrangheta, una mafia basata sulla famiglia, nucleo centrale e fondativo. Racconta invece appunto questo libro che i delfini, figli di boss designati al comando, hanno scelto un'altra strada, quella di abbracciare le leggi dello Stato, di cambiare fronte, di passare dall'altro lato, e quindi è una storia che colpisce particolarmente e che ha meritato uno studio, un approfondimento, diciamo, attraverso un piccolo saggio che credo apra soprattutto verso nuove dimensioni, anche di analisi dei fenomeni criminali, in particolare dell'analisi che va fatta sull'andrangheta.